pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live, voce ai protagonisti. Dopo un'ora di voce di popolo saremo insieme a voi sino alle 14. Gianluca Gifuni e Dario Sarnataro. Buongiorno, dai, caro buongiorno. Gianluca, salutiamo Alfredo Maiorana in regia. Tra un po' è possibile parlare del mercato e anzi subito potete interagire con noi al 339-666-9990. Anghissa ufficiale ieri sera, anche Olivera, parleremo anche di portieri. Saluto anche Mario Parrigiano intanto insieme a Alfredo Maiorana in regia. Ciao Mario. Quindi Meretto, Ospina, il vostro parere sul Napoli, su chi deve puntare tra Meretto, Ospina e poi tra Deulofeu e Bernardeschi, un'ipotesi di acquisto ulteriore sulle corse esterne, chi preferite? Ripeto il numero 339-666-9990, fermo restando che Baracche e Deulofeu al di là delle corse esterne potrebbero assumere il ruolo di Bernardeschi, loro due di trequartista, diciamo, sì, sotto sì, punta, esatto, esatto. Bernardeschi invece, a sinistra, Baracche invece è anche centrocampista, diciamo, oltre che così come Brecalo, che può giocare a sinistra, sì. Brecalo del Torino. Sono tutti nomi sicuramente di medio-alto livello che il Napoli sta sondando e speriamo che uno di questi possa arrivare. Anche lo sai che secondo me i tifosi sono molto divisi su Bernardeschi, come ipotesi, perché è un giocatore che ha talento, ha fatto molto bene alla Fiorentina, al Crotone, meno bene diciamo ultimamente alla Juventus, classe 94. Vi piacerebbe come ipotesi, amici? Allora, tra Baracca, Brecalo e Bernardeschi. Sono diversi però, io prendo Baracca. Allora, tra Brecalo e Bernardeschi a sinistra, perché sicuramente Brecalo gioca a sinistra. Io prendo Deulofeu, il terzo. Io prendo Brecalo. Non Bernardeschi, mi sembra di capire. No, ne parliamo anche col primo ospite, perché con noi lo conosce meglio di noi sicuramente. Enzo Bucchioni, direttore, buongiorno. Enzo, buon pomeriggio. Buongiorno. Ciao, ben ritrovati a tutti, ciao, un grande piacere. Senti, Bernardeschi non, diciamo, si infiamma l'immaginazione del popolo napoletano, forse perché da quando è andato a Torino ha avuto poco spazio, ha giocato... Forse perché anche ha giocato a Torino. E forse perché anche ha giocato alla Juventus, giusto? Sì, sono tante componenti. Poi, diciamo, la verità, lo dico così, non un giocatore che non ispira neanche simpatia. Ecco, ci sono dei giocatori che magari li vedi nella squadra avversaria e pensi, quello lo prenderei volentieri per la mia. Bernardeschi in questi anni, insomma, anche no, però io sottolineo due o tre volte, però questo è un giocatore di grande talento, di grande potenzialità, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico, muscolare, un giocatore che unisce diverse caratteristiche, ha voglia di rilanciarsi. E poi gli anni alla Juventus sono stati difficili, perché come tanti giocatori di medio-alto livello hanno bisogno di un gioco che li supporti, e quando vai in una squadra dove il gioco lo mette in secondo piano e dice ai giocatori, l'allenatore poi è stato quello negli ultimi anni, no? Salvo parentesi un po' infelici per la gestione complessiva con Sarri e con Pirlo, e poi è stato Allegri che ha ricevuto a Torino Bernardeschi, che avrebbe dovuto farlo crescere, invece non è cresciuto, perché non avendo un gioco in nazionale Bernardeschi, ecco, faccio questo parallelo, il più recente, l'abbiamo visto giocare spesso bene, altre volte anche molto bene, perché insomma lo consigli Enzo, scusa ti interrompo, lo consigli al Napoli, mi sembra di capire. Sì, io lo consiglio perché intanto Spalletti dà un gioco e il Napoli ha un gioco, quindi all'interno di questo non è un giochista assoluto Spalletti, unisce la capacità gestionale dei giocatori, ha un impianto di gioco, ha una buona personalità dal punto di vista tattico, il Napoli ce l'ha, e questo all'interno di questo modo di lavorare secondo me Bernardeschi può ritrovarsi. Poi è un giocatore ancora abbastanza giovane che ha voglia di rilanciarsi, queste componenti possono essere fondamentali. Giocatore che prendi a zero, cioè dovessi andarla a comprare, spendo 30 milioni, dico ma forse siccome hai un giocatore che vale quella cifra lì, 20-25 milioni, e lo prendi a parametro zero, è vero che devi pagare l'ingaggio, mi sembra una sorta di affare, ecco, poi se sta bene all'allenatore, se lo conosci, questo sono gli ovvi. Senti Enzo, una curiosità, i profili sono Bernardeschi, poi c'è Deulofeu e c'è anche Brecalo del Toro. Brecalo e Deulofeu sono molto duttili, possono giocare insomma da una parte e dall'altra del campo, e Bernardeschi mi sembra più un'ala destra che un'ala sinistra, onestamente. Però tra i tre, secondo te il Napoli dovrebbe scegliere per avere insomma un giocatore efficace quale?
dei tre? Ma guarda, per le necessità del Napoli, allora qui il discorso è diverso. Le necessità del Napoli, vista che va via Insigne, si libera un buco in quella zona lì e vada a prendere De Lofeo tutta la vita. De Lofeo è un giocatore che determina. Più di Brecalo, più di Brecalo del Torino, non so se ti piace, però a me molto. Brecalo, sì, a me piace Brecalo. De Lofeo è un giocatore più avanti nelle certezze che ha. Quest'anno ha fatto una stagione straordinaria. Tu dici, può giocare anche in più ruoli, forse Brecalo. Può giocare anche in più ruolo, può fare il sottopunta, se giochi nel 4-2-3-1. Può giocare su tutto il fronte d'attacco, un giocatore che vede la porta, che fa gol. Brecalo ha fatto degli sprazzi di ottimo gioco, è un giocatore interessante che può ancora maturare. Il più pronto mi sembra De Lofeo, ecco, sinceramente io, visto che devi sostituire anche Insigne, perché poi è quello il ruolo che in questo momento ti viene a mancare. Un giocatore simile a Bernardeschi, è vero che fa l'esterno, ma il Napoli forse li può anche trovare all'interno. Anche Politano, insomma, se il Napoli ripartisse da Politano, Lozano, Caraschelia, perché c'è anche questo giovane 2001 molto talentuoso ma molto giovane, e De Lofeo sarebbe ben messo senza Insigne. Ragazzi, Insigne è una perdita importante tecnicamente, non c'è dubbio, perché anche a livello devi cercare un 10 di quel livello lì, 10 dico il numero rappresentativo, certo, di una certa tipologia di giocatore, e De Lofeo secondo me è quello che gli si avvicina di più, la capacità di saltare. Io l'ho seguito da tanti anni perché era un pallino di Pradella, ha provato diverse volte a portare alla Fiorentina, gli mancava l'ultimo step, no? Forse l'ha fatto quest'anno a Udine. È vero che è una piazza molto tranquilla, con relative pressioni, forse lì è stato agevolato. Al Milan alternava delle buone gare ad altre, era meno continuo. A Udine io ho visto trovare anche la continuità, poi mi pare che non abbia un prezzo rispetto a quello che chiedevano qualche anno fa. Dai 10 ai 15 lo puoi portare a casa, ecco, sotto 5 milioni sono tanta roba, però insomma. Senti Enzo, cambiando un attimo discorso, arrivano molti messaggi sui calciatori possibili o sul taccuino della società del Napoli, leggeremo dopo. Questo scontro nel palazzo tra De Laurentiis e Gravina, tu che vivi anche, diciamo così, l'atmosfera di Coverciano, sì, sei a Firenze, conosci molto bene anche le dinamiche. Tu sai che Gravina aveva sponsorizzato in passato il Napoli anche a Castel di Sangro, diciamo così, creando le condizioni per avere un pluriennale sul ritiro del Napoli lì, pagato dalla regione Abruzzo. Ora De Laurentiis ha dichiarato, il presidente federale, riferendosi a Gravina, in 3 anni e mezzo al potere non ha fatto nulla per rilanciare il nostro calcio. Parole pesanti a cui sono seguite le repliche di Gravina, che ha detto senza mezzi termini: non gli consento di offendere le istituzioni in questo modo, provi casomai a fare qualche proposta davvero concreta. Quindi un botta e risposta molto pesante, è rottura tra i due, soprattutto legata alla costrizione, insomma, che De Laurentiis ha di vendere uno dei due club tra Bari e Napoli entro il 2024, cosa sulla quale ha fatto ricorso De Laurentiis. Come si risana questa situazione? Soprattutto può avere incidenza sui risultati del Napoli, perché insomma, si sa che con il palazzo è meglio stare a braccetto che litigare. Sì. Ma intanto qui io voglio fare un distinguo, nel senso che sull'idea delle multiproprietà io sto con la federazione, non per De Laurentiis, ma in assoluto, era una questione che andava già risolta da moltissimi anni. Avete visto la Salernitana come ci siamo ridotti a un minuto dal fallimento, dall'esclusione dei campionati, sono cose che non si possono più vedere. È stata data una regola che sostanzialmente è di buon senso, altrimenti queste commistioni, lo dicevamo per Lotito con la Salernitana anche quando era in Serie B, quindi è giusto che venga messo a fine a questa storia, e lì De Laurentiis non sarà d'accordo, faccia ricorso. Per il resto io sono invece assolutamente d'accordo con De Laurentiis, anche nella sostanza, perché ditemi cosa è stato fatto negli ultimi 3 anni. C'è un programma elettorale molto denso, andatevelo a rileggere. Cosa è stato fatto? Ripeto, zero. E poi l'Italia non è andata al mondiale, non lo dimentichiamo. Sì, arrivo anche lì. E tutti quelli che danno una spallata a questo regime, perché qui trattasi di regime che ha collocato nei posti chiave del calcio, Gravina ha collocato uomini suoi dappertutto, l'abbiamo detto mille volte, ha riciclato persino Abete nei dilettanti. Quindi questo sistema che è autoconservativo e pensa solo alle poltrone, mentre il calcio è allo sfascio, con 5 miliardi di debiti, una situazione di fallimento assoluto, di idee
di soldi, di economia, di tutto, e non va neanche ai mondiali, e Gravina non ha avuto neanche la dignità di dimettersi, di presentare le dimissioni, che sono poi d'accordo. Potevi anche respingerle, certo, no? È un atto dovuto, Gravina, anche Mancini, devo dire Enzo, adesso non dobbiamo tornare su cose vecchie, poi lasciamo perdere che uno poteva respingerle, ricostruire eccetera, ma l'atto dovuto erano le dimissioni di Gravina e di Mancini subito il giorno dopo, ma guarda, Mancini, anzi la sera stessa, quello che so io l'avrebbe anche dato, ricorderete che si sono chiusi a Coverciano, sì, vero, Mancini, vero. Mancini e il presidente federale Gravina, che io chiamo simpaticamente, lo dico, non voglio offendere nessuno, situazione Gravina ma non seria. Questa è proprio tipica del professor Bucchioni, questa qui, questa rubrica che fa Enzo. Sono stati chiusi per 3 o 4 giorni a Coverciano, dove tra l'altro si mangia bene, non è un brutto posto, si sta chiusi, tra virgolette, esatto. E ci starei anch'io, insomma, lì a godere un po' d'aria buona, perché Mancini avrebbe voluto rimettersi, e era chiaro che se si fosse dimesso Mancini automaticamente se ne doveva andare anche il presidente federale, e quindi l'hanno convinto a non dimettersi per reggere il presidente federale, anche tutto. A questo sono arrivati. Caro Enzo, è sempre un enorme piacere. Ah, scusami, ti stai interrompendo. No, capisci che io le spallate le darei anche 10. E De Laurentiis, però, deve associarsi con qualcuno a questo punto. Associarsi, tra virgolette. E non con Lotito, insomma. Ecco. Io conto molto sulle proprietà americane. La crollata vera la possono dare loro, perché ora cominciano a essere tante. Gli americani, i discorsi c'erano pochi, vogliono i fatti, e questo calcio di fatti ne fa pochi, fa tanti discorsi. Verissimo, caro Enzo, è davvero un piacere parlare con te di calcio. Un abbraccio, grazie. Piacere mio, un abbraccio a tutti. Buon situazione pomeriggio. Gravina, ma non troppo. Bellissimo, sì. E infatti, Gravina, Vezzali, Dalpino del calcio sono la rovina. Gino 73 scrive, insomma, cioè, la Vezzali ultimamente qualcosa sta facendo. Devo dire, non è che voglio essere d'accordo con De Laurentiis, però qualcosina sta dicendo e stava facendo. Devo dire che poi in generale anche i presidenti però si devono muovere, non pensare solo a stasera o a domani, ma anche magari a dopodomani, tra una settimana, nel senso di lungimiranza. Ci fermiamo tra poco, speciale portieri. Pubblicità. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni e Dario Sarnataro con voi per Marte Sport Live, voce ai protagonisti. Mario Palligiano adesso in regia, lo salutiamo. Oggi un po' distratto Mario, distratto da noi, rispetto, nel senso distratto non dal lavoro, distratto diciamo così dal punto di vista mentale. Distratto, ecco. Capitali su altri investimenti. No, è pensieroso, non territori calabresi. Vabbè. Allora, vi do una dritta, senza fare nomi, scrive Angelo, c'è una seria proposta di acquisto per il Napoli da parte di un indiano amministratore di un fondo di investimento, e che non dice è? Altro però. Vabbè, se vediamo, sicuramente è un momento in cui il Napoli, il brand Napoli può essere appetibile. Americani e indiani al momento. Indiano non mi risulta, no. Però approfondiremo. Vediamo. Insomma. Carlo scrive: buongiorno ragazzi, qualcuno dice che la Roma ha vinto una coppetta, intanto è undicesima nel ranking UEFA, il Napoli da 13 anni consecutivi non ha mai oltrepassato il 15° posto, addirittura 25, perfino l'Atalanta è 24. Allora dico, quando fai l'Europa League credici di più per poterla vincere, vedi di portare qualcosa a casa, visto che lo scudetto sarà un sogno eterno. Cosa ne pensate? Meglio un giorno da leoni che 6 partite di girone di Champions da pecora. Meglio 50 da stacchiotto, come diceva Troisi. Vabbè, andiamo a parlare però di portieri, perché Meretto Spina è un dualismo che non andrà avanti a quanto ci risulta, perché Meretto ha il contratto in scadenza tra un anno, Spina tra poco più di un mese, quindi bisogna decidere. Allora ne parliamo con ex preparatore di portieri anche del Napoli, oggi alla Casertana, Luciano Tarallo. Luciano, buongiorno. Salve, buongiorno. Mister Tarallo, buongiorno. E buongiorno. Dall'altra parte. Ciao, e dall'altra parte c'è il più fumantino dei portieri, ha girato oltre 20 club, ha giocato dappertutto, cioè non c'è una squadra dove lui non ha giocato. Ah, sì? Sì. Salvatore Soviero, Salvatore, buon pomeriggio. Salvatore? Non c'è. Ci sei? Eppure ci avevamo detti di guadagnare una posizione adeguata. Vedi, lo fai non apposta. C'è. Vabbè, è un incrocio interessante tra due ex portieri. Luciano, il Napoli, secondo te, su chi deve puntare? Chiaro che tu non lo puoi sapere, nel senso che decide il Napoli, però qual è la cosa più lungimirante, più giusta? Ah, sicuramente la conferma di entrambi. Ah, quindi mettere un terzo di esperienza per poter battagliare durante la settimana e godersi poi il famoso numero uno sulle spalle per una maglia importante come quella del Napoli. Ci vogliono tre portieri
Bravi. Due ne abbiamo, dobbiamo prendere il terzo, che sia un portiere di esperienza. Perché Marfella non va bene, Marfella? No, Marfella va bene finché deve riscaldare la panchina, non è un portiere sicuramente da Serie A. Però in questo modo poi andiamo da Soviro, perdonami Luciano, sì. Ma Meret avrebbe, come dire, nel suo percorso di crescita ulteriori ostacoli senza, con Ospina presente, oppure no? No, non penso, perché le competizioni di quest'anno dovrebbero essere tre: Champions League, campionato, massima serie, Serie A e Coppa Italia. Sì. Basterebbe dividere le tre competizioni e quindi far giocare un po' tutti, insomma. Salvatore Soviero, Salvatore, buon pomeriggio. Salve. E ben ritrovato, come va? Bene. Tutto bene, bene, grazie. Salvatore, come ti sento dimesso oggi? Come, di solito sei esuberante. Ascoltavo cosa dicesse. No, appena mi vedi mi dici un sacco di cose brutte ogni volta che mi vedi. No, per telefono sai. Ah, per telefono non ti va. Evitiamo, dici tu. Solo di persona. Salvatore, tu volevo sei... salutare Salvatore. Luciano Tarallo dall'altro lato che ti saluta, Salvatore. Ciao, Salvatore. Grazie. Salvatore, sei anche tu per la riconferma, se possibile ovviamente, di Ospina o Meretto, o intravedi altri scenari per i due portieri del Napoli della prossima stagione? Ma io sento parlare di Sirigu, se prende Sirigu qualche possibilità di riconfermare Meretti ci sarà, ma sicuramente ci vuole un altro portiere. Ma tu su chi punteresti, Salvatore? Entro in tackle, perdonami, cioè su Meret oppure su Ospina? Io penso che confermeranno Meret. Io, alla verità, prendi Sirigu, venderei Meret, venderei anche, darei via Ospina. Punterei su un giovane sicuramente che ha fatto bene da altre parti. Vicario? E, Vicario, per esempio? Vicario, anche sentivo parlare di Collini. Quindi cambieresti proprio né Ospina né Meret. Sirigu è un giovane, un altro giovane, non Meret. Con un giovane, Sirigu è un'altra alternativa da età, di uno esperto che all'occorrente può anche giocare. Ci scrive di 81 Contini, Nikita Contini potrebbe fare il terzo. Tarallo, sei d'accordo? E qui sfondate una porta aperta a un mio pupillo, Nikita. Praticamente è entrato a 12 anni. Ma fargli fare il terzo, però, non è, diciamo così, un classico io posso. Sì, Nikita è un profilo interessantissimo, molto forte, bravo nella tecnica botanica. Sicuramente sfondereste una porta aperta con me. Io invece sono un'altra cosa che sono d'accordo era con Salvatore sul profilo di Collini. Io invece punterei più su Collini che su Sirigu, perché è un profilo internazionale che ha diverse esperienze alle spalle e partite giocate già in Champions League da protagonista. È chiaro che Sirigu, perdonami Luciano, mister, sì, posso prego Salvatore, prego. Ma Sirigu era il portiere che comunque il Napoli ha bisogno di esperienza. Farebbe il secondo Sirigu, a me risulta, farebbe il secondo del primo, comunque tiene lo spogliatoio. Alcuni giocatori a volte sono più importanti se non giocano, ma hanno una certa rilevanza nello spogliatoio, secondo me è, dal mio punto di vista. Io non parlavo di giocare, perché poi alla fine come secondo di un titolare, questo è il concetto, quello che come il Napoli secondo, intende fare c'è anche di un altro giovane, perché il Napoli ha bisogno di due portieri, per me due portieri, il Napoli secondo me se cambia rotta fa la cosa giusta. C'è chi ci scrive di Cragno e chi ci scrive di Musso anche. Vi piacciono Cragno e Musso? Io ti dico, Cragno secondo me fisicamente cioè oggi giocano portieri che non superano l'1,80. Oggi se non sei 1,85 minimo non puoi giocare. Al di là della reattività, ha giocato a Cagliari. Ebbene, uno si mette in mostra a Cagliari, però fa fare fatica in una piazza come Napoli, secondo me. Napoli è vero, ma non è che ti concedi, non ti concede niente. Poi ho avuto un'occasione quest'anno benissimo con l'Atalanta e non è che abbia fatto, con l'Udinese aveva fatto un campionato straordinario. Io pensavo che riuscisse a ripetersi all'Atalanta e non si è ripetuto, anzi, io
ha commesso è vero. Molti errori, e secondo me tutto quello che ha costruito a Udine ora deve ritornare a lavorare per rimettere le cose in piano, altrimenti fa fatica pure lui, secondo me. Luciano Tarallo, tra appunto Cragno, Gollini, Vicario, parlando di altro, Gollini Musso, tutta la vita. Gollini, che Gollini pure ha avuto qualche problema, perché... No, perché sono poche le cose che deve migliorare, e cambierei a questo punto con Gollini anche l'allenatore dei portieri. Io su questo io sento che tu sfondi molte porte su questa. Su questo, no, non le sfondate troppo, sono capiano anche Tarallo. Su questa la sfondo io. Sono stato in ritiro e il signore che sta lì con voi ve lo può dimostrare. Alla prima palla che ha dato ai portieri, ho detto l'allenatore dei portieri del Napoli non ha mai giocato. Loro disse, ma può essere mai, sai, quelle cose, ma quando mai? Non aveva mai giocato. Il signore sarebbe Gifuni. Fatto di giocare di piedi, queste tecniche che poi si inventano, che sono tutte cose che uno inventa, che non è, il calcio non l'ha inventato nessuno. Ma quando uno non ha mai fatto il portiere, non gli puoi dare due portieri da allenare. Perché, come ripeto, dalla mia esperienza, i portieri, se prende uno in strada ed è bravo, che se letto i libri, li possono allenare tutti, ma migliorare i portieri, che è la cosa difficile, se non c'è stato un portiere di una certa capacità. Io non parlo di livello, perché poi il calcio è fatto di opportunità, non di... e dopo devi dimostrare quello che vale. Io ripeto, il Napoli ha delle pecche proprio nell'allenatore dei portieri. Anni addietro c'erano sempre gli stessi e i portieri facevano sempre gli stessi errori. Quest'anno io non vedo migliorato Meret, che secondo me ha grosso potenziale. Sono d'accordo con Salvatore. Io perciò dicevo, se sposavo quello che diceva Salvatore, ero concordo con Salvatore. Dicevo, se proprio deve venire Gollini, mettiamoci un allenatore dei portieri, a questo punto quello che l'ha fatto migliorare di più Gollini è stato Gaetano Petrelli. È il docente tecnico della scuola di Colacciano. Salvatore penso che lo conosca, no? Ma non si è inventato niente nessuno. Il problema è una questione di pubblicità. Ci sono portieri che hanno giocato in B, anche in A, ma di qualità, che sono stati ottimi portieri. Io il portiere lo darei a un giocatore, a un ex portiere che ha delle qualità specifiche per quello che uno vuole dalla squadra. Se è un portiere che sta nei pali, non può mai insegnare un'altra cosa. Voi vi riferite a Alejandro Rosalen Lopez, che è il preparatore dei portieri dello staff di Spalletti. Vi riferite a lui, sì o no? Tu sei andato a vederlo in internet adesso, perché non ti ricordavi. Bravo, vi riferite a lui o no? Sì, è ovvio. Certo. Bene, allora. Tu sei andato a trovarlo, dove giocava? Non ha mai giocato. Scusa, ma al di là dei piedi, ma uno deve insegnare la parata o correggere la parata. Ma se è un allenatore dei portieri, non corregge la parata, perché non ha mai parato. Ma come fa a allenare i portieri? È tutta pubblicità, è tutta gente che viene messa da questi procuratori che decidono ormai. Lui è stato allenatore dei portieri al Valencia Under 19, al Videoton, squadra ungherese credo, alla Fiorentina e poi al Napoli. Fammi capire, uno che è diplomatista, allena i portieri ragazzi, poi all'improvviso allena una Serie A. È sempre uno spostamento che fanno i procuratori, ma con tutto il rispetto, uno che allena i ragazzi, ma può capire ad un certo livello lo stato d'animo, se non ha mai fatto il portiere, cioè il portiere è fatto anche di stato d'animo, cioè se non riesce a capire questo, cioè alla fine a cosa allena? Carissimo, va bene. Bello questo incontro anche con diretti parecchio caustici sono stati, sinceri e anche tecnici, sia Solviero che Luciano. Quello che dice Salvatore è sicuramente molto valido, perché oltre alla tecnica podalica specifica del ruolo o la tecnica specifica in sé del portiere, bisogna comunque entrare nella testa del portiere, assolutamente, e quindi parliamo di aspetto mentale. Ma se non ci sei portato per quei famosi tre pali alle spalle, penso che sia difficile poi trasmettere queste cose. Salvatore non aveva torto. Cari amici, vi ringraziamo, grazie per il vostro intervento. Poi Salvatore Siviero la prossima volta ci racconterà invece in diretta quando lui scappava dai ritiri, vero Salvatore?
scappavo dai ritiri. Mai scappato dai ritiri. Allora, è un bugiardo. Scappava sempre. Dobbiamo andare in pubblicità. Salvatore, ti strappiamo. Fare solo concludere. Vedi come sei scorretto. Tu usi l'amicizia per poi fare. Ma dai, sto scherzando, mica se no te l'avrei chiesto, no? Quando il Laurel va di Maro te lo chiedo io. Salvatore, grazie. Ciao Salvatore. Ciao Salvatore Somiero e grazie anche a Luciano Tarallo. Ciao Luciano. Scappava dai ritiri. Grazie. Vabbè, non penso sia l'unico. Non ti dico per fare cosa. Non ti dico per fare cosa. Posso immaginare, ma non penso sia stato l'unico della storia. Pubblicità. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni e Dario Sarnataro per questa edizione di Marte Sport Live, voce ai protagonisti, con Mario Palligiano in regia e un messaggio per voi, eccolo qui. Presidente De Laurentiis, buongiorno. Messaggio per il presidente De Laurentiis da un tifoso che si intossica da 17 anni. Bene. La prego, approfitti di questa cordata e venda. Lei è un visionario, non per niente fa parte del mondo del cinema. Lasci a persone più competenti il mondo del calcio. Grazie. Ah, così proprio molto elegante, con stile serafico anche. Sì, vabbè. Sì, sentiamo quest'altro perché anche questo mi sembra carino. Eccolo qua. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ciao Gianluca, ciao Dario, sono Manuel. Volevo sapere se eravate d'accordo con me per completare proprio la rosa del Napoli. Secondo me io vedrei bene Berardi, quindi facendo il gioco delle coppie a destra Berardi, Politano, Kvaratskhelia, Lozano a sinistra e Mertens, Zielinski come sottopunta, e Veretout al posto di Demme, anche se dispiace, però acquisteremo di fisicità, non solo di fisicità, quindi Veretout, Berardi e poi eventualmente un altro difensore centrale tipo come Lachmani da sostituire al posto di Tuanzebe. Palomino, lasciando Zano a destra con Di Lorenzo. Che Palomino ne dite questa scadenza. Cosa? Palomino allora, scadenza, bene, insomma non male avere tu in più sicuramente. Lo chiediamo che Napoli Spalletti secondo lui vuole per il secondo anno appunto della gestione tecnica con Luciano Spalletti a ex difensore, opinionista molto apprezzato, Massimo Brambati. Ciao Massimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Brambati. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di avermi chiamato. Grazie sempre a te caro Massimo per la disponibilità. Allora, conosci piuttosto bene tra l'altro Luciano Spalletti, noi siamo convinti, in parte l'ha anche detto Luciano Spalletti, che rispetto a 12 mesi fa Lucio, come viene chiamato, vuole incidere di più sul mercato del Napoli, ha già detto e dato delle indicazioni, quindi che ne pensi? Ma io credo che insomma adesso la squadra sicuramente la conosce molto meglio e la conosce molto meglio anche dal punto di vista probabilmente del caratteriale. Ha capito che forse quest'anno dal punto di vista della personalità e anche come è stato detto credo da un vostro collega ospite anche di fisicità, credo che abbia voglia di eventualmente completare la rosa e rifornirla di giocatori che abbiano questo tipo di caratteristiche. Io credo che lui sia rimasto un po' così deluso anche dalla personalità che è mancata nei punti, nei momenti chiave, nei momenti determinanti di questa stagione. Inutile stare qui a ribadire ancora quali sono le gare, le partite che hanno fatto sì che il Napoli venisse stromesso dalla corsa scudetto, nella quale ci poteva veramente stare benissimo fino alla fine. Ecco Brambati, una curiosità: tra le parole dette da Spalletti negli ultimi tempi sicuramente è balzata, diciamo, agli onori delle cronache una frase legata alla fisicità, cioè lui ha detto per dove sta andando il calcio noi dovremmo inserire un po' più di fisicità in questa squadra. Voglio capire, ne ha bisogno davvero il Napoli e il Napoli di Spalletti, e inserire fisicità significa però dall'altro lato rinunciare a un po' di qualità? Sì, secondo me sì, credo che poi ci sono anche giocatori che sono sia atletici che fisici che tecnici, però credo che la fisicità, per come vede il calcio Luciano, sia una qualità preponderante, e quindi mi immaginavo che il Napoli, diciamo così, voltasse la propria attenzione proprio sui giocatori fisici, perché
insomma, quando lo sento parlare Luciano, capisco che insomma vorrebbe qualcosa anche di più importante dal punto di vista fisico. Ricordiamoci che tantissimi gol avvengono e vengono presi anche su punizioni, su calci da fermo, calcio d'angoli, eccetera eccetera, e quindi credo che lui la fisicità intenda anche non solo dal punto di vista offensivo ma anche dal punto di vista difensivo e anche a centrocampo. No, peraltro il Napoli di Spalletti ha molti schemi anche in fase offensiva sulle palle da fermo, quindi potrebbe essere utile anche in quel senso, oltre che in fase difensiva, no? Mi sembra di capire. Credo proprio di sì. Io però l'ho sentito, quando l'ho sentito l'ultima volta era veramente abbacchiato da questa situazione, perché anche lui si immaginava di poter arrivare a lottare per lo scudetto fino alla fine. Lo ha detto in qualche modo, insomma, anche utilizzando figure metaforiche. Massimo, nel salutarti, proprio al discorso difensivo, Koulibaly chiaramente è il perno di questa difesa. Se fossi nel Napoli, rischieresti di perderlo a 0 euro nel 2023, cioè l'anno prossimo, pur di trattenerlo ancora, oppure lo venderesti, diciamo, in questo senso, una cifra congrua? Ma dovrei capire bene anche la cifra il congrua. Giocatore, esatto, e anche il giocatore, capire il giocatore cosa vuole fare, perché io credo che il giocatore, diciamo, che se arriva un'offerta di 20-25 milioni per un 31enne, io me lo tengo, non so tu. Ritengo che Koulibaly sia veramente il perno, non ti voglio dire solo della difesa, ma di quasi tutto il Napoli. Quindi io farei uno sforzo e cercherei di arrivare allo scudetto l'anno prossimo avvalendomi di Koulibaly. Mi sembra giusto. Va bene, grazie a Massimo Bramati per essere stato con noi. Buona giornata. Ciao Massimo. Grazie a voi, grazie, un abbraccio. Allora, ci vuole solo la voglia di vincere, poi tutto il resto, scrive questo amico. E poi quest'altro scrive: chi tra i tre sceglierei i calciatori? Spalletti, Giuntoli o De Laurentiis? Sicuramente Spalletti, rispetto all'anno scorso, avrà più voce in capitolo quest'anno, cioè potrà costruire la squadra su immagine e Giuntoli, a parte qualche intuizione o idea di De Laurentiis, sono coloro che suggeriscono o comunque fanno presente: possiamo prendere questo, a me interessa questo. Giunto gli dice: possiamo prendere per esempio Deulofeu Bernardeschi. De Laurentiis poi decide magari chi di due prendere, per esempio. Anche perché le società devono capire, succede spesso purtroppo in questo calcio dove non si capisce più nulla, che se la campagna acquisti è slegata dagli intendimenti dell'allenatore, alla fine molti giocatori che vengono presi non giocano, vengono messi fuori squadra, perché è l'allenatore che deve decidere se farli giocare o meno, e se non vanno bene per le sue idee non li fa giocare. De Laurentiis ha un potere di, abbiamo detto tante volte, anche fin troppo accentrato su di sé, ma non nella scelta specifica dei calciatori. Ci fermiamo tra un po', ancora mercato. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni e Dario Sarnataro. Allora, devo dire due cose, posso dire due cose? Come no? Allora, prima c'è Pasquale Tina con noi innanzitutto. Pasquale, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, che l'offerta brasiliana per Mertens è reale, intriga non poco Driss. E poi il Napoli, nelle prossime settimane, sicuramente farà un discorso anche con l'entourage dei giovani Vergara e Ambrosino per capire il futuro, se darlo in prestito o se invece consentire loro di far giocare la Youth League, anche se poi nel percorso di crescita di questi due ragazzi, tra i migliori forse talenti della primavera, forse è il caso che vada in Serie C, questo lo dico io però. Insomma, questa è la situazione su Mertens, devo dire che... Ma guarda, io credo che Mertens sia il prossimo, perché il Napoli ha appena ufficializzato il rinnovo di Juan Jesus. Appena ufficializzato il rinnovo di Juan Jesus. Volontà precisa di Spalletti, che sì, insomma, ma poi il giocatore ha fatto bene, insomma, comunque l'ingaggio che ha, il rendimento che ha avuto, insomma, un'alternativa nel reparto arretrato molto molto importante. E io credo che il prossimo a questo punto sarà Mertens, proprio perché il prossimo saranno da trattare, no? Il prossimo che verrà ufficializzato, perché non è così semplice, o sbaglio? Parli di Mertens? Sì, certo. Sì, non sembra semplicissimo, anche se poi c'è la sensazione che possa andare in porto. Beh, sto cercando di capire quando possano incontrarsi, perché Mertens da lunedì è con la nazionale belga. Esatto. Perché il belga il 3 e il belgio il 3 c'è la National League e Mertens è stato convocato. Quindi non so se ci sarà magari un contatto in questi giorni o poi magari si sentiranno telefonicamente. Però di solito Mertens lo ha fatto già con il rinnovo scorso, ricorderete,
ama insomma parlare in prima persona su queste sì. sulle questioni che lo e riguardano. E occhio al Brasile, ribadisco, perché l'offerta c'è un'offerta concreta sì, e intriga parecchio. A me, da quello che risulta, lui ha messo sempre davanti il Napoli. Sì, poi sì, è chiaro, chiaro, qualora non si dovesse questo concretizzare il Napoli, dovrebbe insomma prendere in considerazione altre ipotesi. E allora, questo... Pasquale, intanto, scusa, aspetta, dimmi, c'è la dichiarazione, c'è il tweet di Laurenti su Juan Jesus, è un ottimo calciatore, è una bravissima persona, sono molto contento che resterà ancora con noi. C'è anche il saluto di Mattia Solivera, tifoso del Napoli, via in video, lo sentiamo al volo e poi andiamo dall'altro ospite, eccolo qua. Hola, sono Mattia Solivera, era per salutare lo fan di Inca del Napoli. Saluto ai tifosi del Napoli, ovviamente. Sempre Forza Napoli, da Mattia Solivera. Furio Valcareggi, dall'altra notte, agente di calciatori. Caro Furio, come va? Hai visto che cascata di notizie, indiscrezioni, insomma qui ormai siamo nel pallone da questo punto di fare vista. I complimenti a Furio, perché Zerbin è tra i pochi premiati nel listone che Mancini tiene ancora a Coverciano nei 47. Certo. C'è anche Alessio Zerbini che ha fatto un gol anche in amichevole. Giocatore di interesse nazionale per il CT Mancini. Senta, ieri andai a prendere la Coverciana, ci giocava un quarto e mezzo, perché aveva il treno all'una e mezzo per tornare a casa. Come è arrivato là, gli ha detto di ripartire perché Mancini, insieme a altri 6-7, l'ha richiamato. Che succederà con il Napoli, caro Furio? Niente, succede tutto, c'è una cosa, mi sembra automatica, no? Dopo 3 anni di C, 1 anno di B fatto bene, è stato promosso ad andare a Di Maro. Quindi avete già parlato di questo? Va Di Maro sicuro? No, si vede? No, no, non ho parlato con Cristiano Giuntoli, perché certo ci sentiremo, ma non credo ci siano delle sorprese. Noi, per noi andare a Di Maro è un trionfo, e quindi poi quando siamo andati vediamo. Ah, okay. Vediamo, il calcio è severo, è bello, è reale, è onesto. Quando si deve scegliere l'uno o l'altro, sì, ci sono c'è qualche simpatia, però se avrà il suo spazio, perché Napoli è trionfo, è 5 anni che siamo per Napoli, mica un giorno, e quindi abbiamo sempre fatto bene, non le abbiamo deluso nessuno. Quest'anno poi ha fatto 9 gol, ha tirato 2 rigori, 5 assist, insomma 9 gol sono tanta roba, che ha fatto anche la fascia completamente, ha fatto anche il quarto e il quinto di centrocampo. È un attaccante comunque, Alessio. È un attaccante che se c'è bisogno corre, cioè, è un giocatore completo, e questo l'ha reso famoso e bravo. Molto bene, Furio, molto bene. Noi ti chiamiamo ancora, siamo in chiusura, però grazie per il tuo intervento. Quando vuoi, un abbraccio, Napoli, Furio. Oggi mi avete chiamato tutti da Napoli. Sono noioso a Napoli. No, non è vero, sei sempre interessante, grazie per quello che dici e per come lo dici. Grazie. Quando Furio. Volete ci sono, grazie mille. Grazie, Furio Valcareggi. Nel frattempo, lunedì ufficiale, caro Pasquale, diciamo insieme a Palazzo Petrucci, no? Alle 11:30 la presentazione della presentazione del ritiro. Ne abbiamo parlato noi anche ieri. Sì. Importante, perché vuol dire insomma che anche per il ritiro di Castel di Sangro ci saranno degli eventi, insomma, per i tifosi, che secondo me quest'anno saranno numerosi. Io ricordo che l'anno scorso il Napoli era in bolla di fatto a Castel di Sangro, quindi contatti con i tifosi erano soltanto sugli spalti. Invece cambia il quadro. Laurentiis, Spalletti, presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, e Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, presenti a Palazzo Petrucci lunedì ore 11:30, 30 maggio, per la presentazione del ritiro, del secondo ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Ciao Pasquale, un abbraccio questa sera alle 20 per l'approfondimento serale. Una cosa è Zerbin, un'altra sono gli Zerbini, perché ce ne sono sempre in giro, non confondiamo le due cose. Non so perché, e poi, visto che ne abbiamo parlato, chiudiamo così. Soriani, possiamo ascoltare?